Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Appena conclusa la partita alla Braglia di Modena, dove il Pisa è andato a capitolare per una rete a zero. Allora, Pisa che è sceso in campo con una mentalità sbagliata, un atteggiamento alla partita sbagliato, un approccio totalmente sbagliato. Cosa si salva oggi? Niente. Chi si salva oggi? Maruta. Per il resto, buio. Buio totale. Nella maniera più assoluta. Hermansson, Barba non sanno a chi dare la palla in avanti. Centrocampo che non funziona, ormai è cronica, perché Nagy era tenuto sott'occhio, quindi le ali hanno dovuto lavorare, centrocampo ha lavorato male indubbiamente. Non arrivano palloni in avanti, quindi è inutile. Quei pochi che arrivano si sprecano. Quindi Pisa che è andato poi azioni laboriose, azioni, e poi siamo lenti, troppo lenti nell'impostare, oggi una partita Beruato 0-0-4, ma proprio vorrei bene oggi a Beruato 4, Poi, per non parlare veramente del centrocampo, ma assurdo. L'unico, ripeto, che si salva è Maruta. Per il resto, io ho letto commenti, no? Se voi andate a vedere, di Giovanni Corrado e del mister. Per la mole di lavoro, di gioco fatto, potevamo... Ma quale mole di lavoro? Ma quale gioco? Ma quale mole... Cioè, ma io non capisco, o sono io che non vedo le partite, cioè proprio zero, oppure altrimenti qui c'è qualcosa che non funziona. Cioè, meritavamo il pareggio, ma dove? Cioè, io veramente non riesco a capire. Oggi una partita totalmente, non lo so, ragazzi, proprio, cioè anche sotto il livello atletico, agonistico proprio, non c'era, non ci siamo, incommentabile, cioè quando c'è da fare quel passo, da dare quel qualcosa in più, non si riesce a fare, si va sempre sotto, o che si giochi in casa e adesso anche fuori casa, si va in difficoltà, si prende la rete nei primi 5-6 minuti, dopodiché siamo sempre a rincorrere continuamente, quindi non va. Le sostituzioni? Stendiamo un velo pietoso, Gargiulo, Moreo, gente pagata, strapagata, siamo stati dietro 2 anni a sto Moreo. Cioè, io a questo punto, cioè, ma guardiamoci in faccia, insomma, guardiamoci in faccia, perché insomma sarebbe bene farci un esame di coscienza, dico, a questo punto, perché insomma sono stati spesi dei soldini e se questi sono i risultati, cioè, guardiamoci, parliamone. Ma comunque a me va bene, se manteniamo la categoria, va bene, per carità di Dio. Però a me mi sembra veramente è l'ora di farci un esame di coscienza, cioè, da cima a fondo, facciamoci un esame di coscienza, perché così, cioè, non va. Siamo ormai addirittura d'arrivo, ora abbiamo il Benevento in casa, poi c'è la sosta e poi c'è la tirata finale. Cioè, io voglio dire, non lo so, ma cosa vogliamo fare? Cioè, ma noi da grandi cosa vogliamo fare? Cioè, inutile, io ho letto anche nell'articolo le dichiarazioni di Giovanni Corrado. Non lo so, ditemi voi, io a questo punto ci sono dei commenti sotto, anzi, quello che mi piacerebbe è avere, come al solito, i vostri commenti sotto, perché, cioè, io non lo so, sono io che, ripeto, ho visto un'altra partita, oppure, cioè, veramente, se no uno dice, ma io non ne capisco veramente niente. La mole di lavoro, te la dico io qual è la mole di lavoro. La mole di lavoro è questa: i tiri totali sono stati 8 per il Modena, perché poi il Modena fondamentalmente è una squadra che cosa ha fatto di più? Niente. 3 tiri ha fatto il Modena e noi abbiamo fatto 14 tiri totali, un po' sulla Luna, un po' su Marte, un po' su Giove e in porta 1. Che questo recita il tabellino, mister. Il tabellino recita questo, che noi in porta ci abbiamo tirato una volta,
i 90 minuti, cioè, ma parliamone, questa grande mole di lavoro. Cioè, noi si arriva in fondo alla tre quarti perché avevamo avevamo della spinta. Abbiamo visto, insomma, che in certe occasioni arrivavamo anche alla tre quarti. Poi buio totale, buio completo, cioè non punte attaccanti. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Allora, in difesa si fa difficoltà a impostare, centrocampo non ne parliamo proprio, e poi quando si arriva davanti una catastrofe. Cioè, questa è la mole di lavoro? Questa è la mole? Perfetto, questa è la mole. Allora, quello che vi chiedo, pollice su se vi è piaciuto questo video e commentate, perché a questo punto commentate. Io questa mole di lavoro non la vedo, non riesco a vederla, ma probabilmente perché sono cieco, non ci vedo, e quando vado alle partite ci vado così, insomma, ecco, così, giusto tanto per, ci andiamo così, giusto tanto per, va bene, a posto così. Io vi rimando a lunedì, noi c'è la trasmissione, noi siamo Nerazzurri. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.